Ciao a tutte pasticce, eccomi qua con un nuovo video. Allora, questo è un video in collaborazione con una ragazza che mi ha chiesto di fare appunto questa collaborazione dato che è iniziata la scuola, su cosa c'è nella mia borsa da scuola. Allora, io innanzitutto tengo a salutare la ragazza con cui faccio la collaborazione e metterò il nome del suo canale qua, da qualche parte in un fumettino. E niente, direi di iniziare col video. Allora, io non ho relativamente una borsa da scuola che è questa, è una semplice borsa nera, in questo modo una classica borsa. Oppure, dipende dalle giornate, utilizzo anche lo zaino. Vabbè, dentro la borsa da scuola tengo i libri, sono in quarta superiore. Vabbè, spagnolo, non so, magari voi avete questi libri. Magari ditemelo. O li avete avuti. Non penso, però, vabbè, fa lo stesso. I libri e o quaderni. Adesso vi faccio vedere perché qua c'ho una marea di cose. Lo tirate tutte fuori perché sennò facciamo un casino. E i relativi quaderni, perché io uso quaderni, non uso quaderni magari perché non mi piacciono. Poi, diario. Imbarazzante il diario, perché io diciamo che me ne frego abbastanza del diario, come dell'astuccio relativamente, perché ormai li conosco da una vita quei miei compagni, quindi non me ne frega di andare col diario della Comics, della Smemoranda. Il diario per me uno vale l'altro. Il diario e il relativo astuccio. Wow, che fashion. Allora, cosa c'è qua dentro? Vabbè, evidenziatori, scolorine, matite, biro, calcolatrici. Poi ho questi post-it, non so, il relativo specchietto, sempre una chiavetta USB, altre biro, altre matite, un braccialetto, una specie di righello, penso, la forbice, una graffetta, vabbè. E poi ci sono altre biro, che non so che farvi vedere perché tanto sono biro e non è nulla di speciale. Poi porto dietro i rossetti e ho lucidalabbra in base alla giornata. In questo periodo sto utilizzando parecchio questo qua, che questo è il 55 Coralize Me di Essence. Non sto mettendo per niente a fuoco, fantastico! Non aspettavo altro. Beh, fidatevi, comunque è fuori produzione, mi sembra. Ed è questo fantastico color corallo. Possiamo vedere che potevate intravedere qui. Magari se faccio un lieve zoom. Questo è il colore. Quelli di Essence, i rossettini di Essence, ecco, 55. Non mi fanno proprio impazzire. Perché? Non lo so perché. Ma non mi piacciono perché la loro durata è scarsa e tendono a evidenziare le pieghette che avete sulle labbra. Se per caso non avete le labbra proprio perfette o così via, le tendono a evidenziare. No, l'odore invece è buono perché è molto, molto dolce. Mi piace l'odore, non è l'unica cosa che mi piace. Se no questo ne vado matta io. Ed è, sono gli Essence Mini Lip Gloss, Lip Gloss. Avviciniamolo. Vedete che miriade di glitter? Vabbè, comunque avete potuto vedere che è trasparente, non ha né numero né niente perché si trova nelle confezioncine. Fantastico, si è spenta la luce, ma penso che si veda meglio. Sì. Quindi addio alla luce del mio telefono. Vabbè, se poi successivamente ne avrò bisogno, lo riutilizzerò. Ed è proprio in questo modo, è molto ciccioso, carino e coccoloso. Se mettiamo uno sfondo bianco, poi figuriamoci se viene fuori qualcosa. Allora, togliamo lo zoom.
Niente. Oh, l'odore di questo. No, mi fa impazzire questo. Ha un odore fantastico. Io vi consiglio di prenderli questi qua. Perché c'è questo? Perché sennò non vi consiglierei di prenderli. Perché secondo me è un po' una cagata. Però mi piacciono un sacco invece. Mi devo ricredere. Prima pensavo fosse appunto una cagata, come ho appena detto. Invece no. Me ne pento. Vabbè, poi dentro sempre il mio telefono. Sono tutto bianco. Non si vede. Cioè, lo vedete? È invisibile se io non avessi la mano. Fatto. Beh, tengo dentro anche le relative cuffie del telefono, tutto bianco qua sotto. Ok, che le tengo in un astuccino la maggior parte delle volte. Poi tengo il portafoglio perché abbiamo il badge, non so se voi l'avete, ma praticamente una tesserina. Abbiamo il registro elettronico ed è praticamente questa tesserina qua, che non voglio far vedere né nome né scuola né niente. Ecco. Così, questa tesserina qua praticamente ti entri, la passi sotto lo scanner e ti segna ritardo, assenza, pure bla bla bla, cagate varie. Poi, beh, questo è l'astuccino delle mie cuffie che, andatemi a dire, metterò anche dentro. Nell'astuccino tengo una tessera di una pizzeria con due timbri. Delle solite promozioni che fanno. Oh là là, mettiamole via. Poi abbiamo i fazzoletti, inizia ad arrivare stagione, un foglio sparso e le mie chiavi di casa. Poi non abbiamo più nulla. Non riesco a farvi vedere. Vedete? Non esce più nulla. Le metto dentro, ma ve le lascio fare le cose di prima. Questo è il mio, cosa c'è nella mia borsa da scuola. Cioè, voglio dire, questo è un video che mi piace, però non, bene o male non capisco perché. Effettivamente, cosa vuoi che ci sia in una borsa da scuola? Vabbè, fa lo stesso. Vi mando un bacione. Enorme, 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 enorme. Saluto la ragazza con cui ho fatto la collaborazione. Vi lascerò il link del suo video quando lo caricherà qua sotto nell'info box e magari anche il link del suo canale se magari carico prima io il video. Niente, detto questo, vi mando un bacio di nuovo e iscrivetevi e commentate se avete richieste su qualcosa in particolare. E niente, vi mando un bacione di nuovo. Ciao pasticce!